La terza commissione consiliare, presieduta da Massimo Buconi, ha approvato la proposta di legge Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il testo è il risultato di tre differenti proposte aventi come tema comune il contrasto al gioco d'azzardo, la prima redatta da Sandra Monacelli dell'UDC, la seconda da Oliviero Dottorini, Italia dei Valori, e la terza dai consiglieri Franco Zaffini, Alfredo De Sio, Andrea Lignani Marchesani di Fratelli d'Italia, unitamente a Massimo Mantovani, Massimo Monni e Maria Rossi, Nuovo Centrodestra. Le finalità della legge sono la promozione dell'accesso consapevole e misurato al gioco per prevenire l'insorgere e la diffusione dei fenomeni di dipendenza e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, comprendendo il trattamento terapeutico e il recupero sociale delle persone che ne sono affette e il supporto alle loro famiglie. Sarà istituito un numero verde regionale per le segnalazioni, le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde saranno affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco. La Regione promuove senza maggiori oneri per il bilancio regionale la progressiva introduzione di soluzioni tecniche idonee per bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici. Sarà istituito il marchio regionale No Slot per gli esercizi che rimuoveranno o sceglieranno di non installare apparecchi per il gioco lecito, con incentivazioni che prevedono la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92%, prevista anche la formazione di operatori sociali e sociosanitari per quelli delle associazioni di consumatori e utenti, per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile, oltre che per i gestori di sale da gioco e per il personale, allo scopo di prevenire gli eccessi del gioco, in particolare riconoscendo le situazioni di rischio e le loro dinamiche. Istituito il Fondo regionale per il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, per il 2014 è autorizzata la spesa di 60.000 euro dalla disponibilità della programmazione sociosanitaria in capo al bilancio regionale. Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato annualmente con legge finanziaria regionale.